25 anni di film, cortometraggi e documentari. Ritorna al Trieste Film Festival, ritorna per festeggiare il suo quarto di secolo. Dal 17 al 22 gennaio il Teatro Miele e Sala Tripkovic saranno i palcoscenici della rassegna, dove verrà dato spazio ai tradizionali concorsi internazionali ed eventi speciali, omaggi ed incontri. Alla conferenza stampa di stamattina, alla presenza dell'assessore all'educazione Antonella Grim e la presidente della provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, è stato ricordato ed omaggiato il lavoro svolto dall'organizzazione, così come da tutti i partner, sottolineando come l'aspetto culturale a Trieste rappresenti un traino per il rilancio vitale della città, che può aprirsi un suo spazio importante coinvolgendo realtà internazionali e dando la possibilità a molti giovani di potersi mettere in mostra. Come sempre, tra i concorsi che costituiscono il nucleo più corposo del programma, offrono un preciso aggiornamento sulla produzione della nostra area, confermando il trend registrato nelle ultime edizioni, ovvero la presenza sempre più autorevole del documentario, capace di cogliere la vita e lo spirito del nostro tempo in maniera anche più incisiva di quanto sappia fare la fiction. Saranno 11 le opere proposte in questa categoria in anteprima nazionale, provenienti dalle nazioni che fanno parte delle aree tradizionalmente investigate dal festival, come ad esempio l'Ungheria e la Slovenia. Fra i 16 cortometraggi selezionati invece ci sono produzioni italiane, polacche e macedoni, ma sì, c'è presenza anche delle animazioni, con 15 cortometraggi nella sezione non competitiva, provenienti dai paesi dell'Europa centro-orientale. Ci sono anche numerose eccellenze del cinema made in Friuli Venezia Giulia. In regione è stato possibile fare sistema, con in agenda degli incontri destinati a riflettere su eventuali tematiche comuni e linguaggi affini fra gli autori, coinvolgendo anche altre personalità del cinema locale come produttori e distributori.